Siamo nella chiesa di Huies, riconosciuta patrimonio dell'umanità UNESCO intorno agli anni 80. Questa chiesa è stata costruita a metà del XVIII secolo, intorno al 1740-1738, famosa perché vi è la statua del Cristo flagellato, che si disse appunto in quegli anni piangeva, e quindi meta di pellegrinaggio sin da allora. Questa chiesa è considerata il capolavoro dell'architetto tedesco Zimmermann ed è costruita in perfetto stile rococò. Adesso andiamo a vedere gli interni. Allora, peccato che c'era la messa e quindi non abbiamo potuto girare intorno alla chiesa, però l'esempio del rococò era veramente straordinario. Frittella bavarese, merenda, fa sempre bene. Oberammergau, un nome un po' particolare per questa bella cittadina della Baviera, famosa per i murales che decorano i muri delle case, o per usare un francesismo, i trompe-l'oeil, spero di averlo pronunciato correttamente, ma il paese è famoso anche per avere una delle migliori scuole di intaglio sul legno di tutta la Baviera, quindi vedremo se in giro ci saranno anche queste statue, e perché mettono in scena con decine e decine di attori tutti gli anni la Passione di Cristo da marzo fino ad ottobre. Andiamo a dare un'occhiata. Ciao! Qualcosa di impressionante. La terza tappa della giornata è a Ettal, dove sorge l'abbazia benedettina del XVIII secolo, risalente circa 1730-1740 e perciò tutta in stile barocco. È intitolata alla Madonna di Ettal e andiamo dentro adesso a vederla. Per la nostra ultima tappa della giornata on the road lungo la romantica Strasse, a metà strada tra Oberammergau e Ettal, si trova il castello di Linderhof, fondamentalmente la villa reale di Ludovico II di Baviera, l'unico castello che lui riuscì a vedere realizzato, anche se un po' meno famoso rispetto a quelli che si trovano vicino a Füssen. Qui siamo nel parco, adesso facciamo il giro. La Villa Reale, ultimata nel 1878, ha una facciata tipicamente barocca, mentre dentro mantiene impronte tipiche dello stile rococò.